Renzi, eccoci qua, pronti, evviva. Oh, quindi eccoci. Partiamo buongiorno, subito. Mi sentite? Buongiorno, sì, forte bene, e chiaro. Forte e chiaro. Partiamo subito, insomma, dal suo consiglio al suo successore, anzi alla sua successora. Dice, in un impeto anche se vuole di entusiasmo e di coraggio, Meloni, ma insomma io qui me la gioco, la va o la spacca, no Francesca? Col referendum su se sì, ci sarà salvo la riforma poi, del premierato. Salvo poi appunto il giorno dopo dire chi se ne importa, io non me ne vado. Insomma, non ha le idee chiarissime su cosa succederà se perde quel referendum. E quindi Renzi, lei che insomma quella scommessa l'aveva fatta e alla fine ha pure persa e se n'è andato oggettivamente. Poi adesso lasci perdere che sta ancora qui. Meloni non fa che dire, lo ha detto più volte, non voglio, io non farò come Renzi, non personalizzerò. Addirittura una volta, se non ricordo male, ha detto, senatore, di avere una sua foto per ricordarsi di non fare l'errore che fece lei. No, era Giorgetti quello, Schianchi, era Giorgetti. Ah, era Giorgetti. Si ricorda che lo disse al governo uno dicendo... Dobbiamo durare più di Renzi, hanno durato un anno. Questi sono tutti a dire non no, fanno però la fine insomma, di Renzi, che la Meloni dica non farà come lei, lo dice però, sempre. No. Secondo lei è impossibile. Si può fare o no? Ma la mia opinione, molto al di là delle battute, poi mi piace questo ruolo che mi ritaglio di guru post referendum. Sì. Se tu fai un referendum sul governo, Greco, e lo perdi, vai a casa. Puoi andare a casa alla Renzi, cioè dicendo io me ne andrò a casa, o puoi andare a casa alla Cameron che diceva io non me ne andrò mai a casa, perché David Cameron nel 2016 anno sì, diciamo geniale per sì, fare il referendum, abbastanza sì, fece il referendum sulla Brexit, ricorderete, come no, e disse fino al giorno prima sia chiaro comunque vada il referendum, di qui non mi toglie nessuno. E sono arrivati i risultati definitivi della Brexit, Theresa May e Boris Johnson erano già lì a preparare le valigie e se ne è andato a casa. Allora, la dico così, sì, se sono d'accordo con la Schianchi, la Meloni è confusa, perché tu non puoi dire il sabato o la va o la spacca e la domenica chi se ne frega. Sono due concetti opposti. Ma al di là di com'è confusa lei... La verità è che se uno fa un referendum e lo perde, deve andare a casa. Io sono andato a casa, poi c'è chi mi dice che devo restarci, ma mi sono dimesso da premier, mi sono dimesso da segretario del PD. Una piccola curiosità, secondo me, ma questa è una mia previsione, magari sbaglio, lo vedremo dopo le europee, io credo che la Meloni abbandonerà al suo destino la Casellati, nel senso che il premierato, sì, che poi non è neanche un premierato perché è un pasticcio, uno sì, schifezzello, un pasticcio, sì, un semipresidenzialismo. Io ho sempre strano, detto che se sì, ci fosse un vero premierato lo voterei, non è che dico sono uno stile, a me un premierato serio come quello che il PDS propose nel 1993 mi andrebbe bene, ma questo non è un premierato. Allora la mia opinione, magari tra qualche anno, tra qualche mese vedremo se ha ragione, io spero di essere a Bruxelles nel frattempo, sì, secondo me arriverà la Meloni, ritirerà la proposta di legge della Casellati, detta anche Schifezellum, sì, e tirerà fuori un'alternativa che secondo me potrebbe essere il semipresidenzialismo alla francese. Che a lei piacerebbe, punto... che a lei piacerebbe e lei potrebbe appoggiare. Il semipresidenzialismo alla francese è storicamente la proposta della sinistra. Vi ricordate, no? Da sì, sempre. Sì, sì, sì. Naturalmente ha mille preoccupanti, come dire, cioè, questioni. Sì. Però cambi tutto, certo. Una cosa è fare un referendum sullo Schifezellum. Guarda, lo Schifezellum non sta in piedi. Ma scusi, quindi lei dice che non si arriverà mai a quello che lei chiama Schifezellum, comunque diciamo la proposta piuttosto divisiva del premierato, perché a un certo punto Meloni, che non è stupida, si accorgerà che sta andando a sbattere contro un muro. Questo aggiungo, sta la dico come dice lei e ci aggiungo, questo governo che sembra appena arrivato è in carica da quasi 2 anni. Cioè non è che un governo appena... Cosa ha fatto sto governo di riforme? Cioè quando dicono non facciamo la fine di Renzi, ora io come è noto sono stato molto divisivo sia all'interno del mio partito che all'esterno, però alcune cose le ho fatte nel bene sì, e nel male, no? Sì. E queste cose hanno aperto un dibattito. Quando dicono non faremo come Renzi, beh allora il Jobs Act, Industria 4.0, vabbè, civili, insomma, le riforme costituzionali, sì, bla bla sì, bla, quante, i diritti sociali euro, che sono importanti. Gli 80 euro, l'IRAP costo del lavoro, no, industria, vabbè, vabbè, basta. Dai. Quelle riforme sì, in 2 anni io le avevo già impostate tutte.
Lei dice in due anni non ha impostato ancora nulla. No, mi dica lei, aiutatemi, magari sbaglio io, sentiamo. Ha fatto il decreto Ferragni quando c'era da attaccare la sua collega influencer. Ha fatto un fondamentale decreto rave party. Rave party, sulla che non ha funzionato. Che non ha funzionato perché tu sei andato già a un rave, sei illeso. No, ma Vittorio, io... al di là del merito, Giorgia Meloni è una presidente degli annunci. Ha scambiato la Gazzetta Ufficiale con Twitter. Vabbè. E quindi anche sulle riforme costituzionali, dopo due anni, noi dopo due anni eravamo in quarta lettura. Però diciamo che tutto il resto conta relativamente di fronte alla scelta di un premierato, cioè di un cambiamento istituzionale fortissimo dell'Italia. Certo, e lei dice che non avrà mai, diciamo, la forza, il coraggio di arrivare a un referendum su tutto questo. Aggiunga che se tu dici che questa è la madre di tutte le battaglie, parole della nostra Presidente del Consiglio, non dici chi se ne frega. Cioè... Se te ne freghi della madre tutte le battaglie. Aspetti, Francesca. Allora. No, io invece, senatore, le volevo chiedere, perché oggi avrà visto, c'è stata un'intervista della sua compagna di strada, Bonino, che le ha detto: Renzi stia calmo sulla questione von der Leyen sì o no. Lei ha già spinto il cuore oltre l'ostacolo e invece a Bonino dice calmo, Renzi calmo, adesso si vota e poi si vede. Ci chiamiamo Stati Uniti d'Europa in fondo e quindi là è la Presidente della Commissione. Non è che cominciate a litigare prima di aver iniziato. No, guardi, posso essere sincero, è il segno di una squadra che funziona, perché io sono molto grato a Emma Bonino per questo. Emma Bonino è molto diversa da me. Lei lo sa Greco, lo sanno tutti gli italiani. Abbiamo anche difficile confondervi, Ma ed è evidente che io sono molto più, come si può dire, esuberante, molto più molto meno calmo, ecco, per utilizzare l'espressione di Emma. Emma ha un profilo molto più diplomatico, fa bene ad averlo, è stata ministra degli esteri, io sono stato invece un presidente del Consiglio più di rottura, ma entrambi condividiamo una cosa, che c'è bisogno di una riforma delle istituzioni con l'elezione diretta, in questo caso del presidente della Commissione. Il superamento del diritto di veto. Poi abbiamo uno stile diverso ed è il bello di questa lista. Quindi io credo che sia... Io ho apprezzato molto le dichiarazioni di Emma sul gioco di squadra che facciamo. Lei è un pochino più, diciamo così, rotonda e diplomatica. Io sono Sarà un po' più tranquillo o no, come dice lei, come dice Bonino? No, ma è soprattutto... Tranquillo, sono molto preoccupato, però avete fatto un quadro, ora io l'ho buttato a sorridere perché avevamo da dare i consigli alla madre di tutte le battaglie, che è già diventata la nonna, la zia, la biscugina di tutte ormai con la Meloni è diventata la biscugina di tutte le battaglie anziché la madre, però, è una di quelle parenti lontane, no, povere, però io volevo dire, ma quindi però sono molto lei lo ripete von der Leyen mai, resta di quell'idea o segue il consiglio da Bonino? No, io ho già detto e lo ripeto che secondo me Ursula von der Leyen ha fallito. Poi è evidente che, come dire, Emma Bonino dice: ragazzi, vediamo come vanno le elezioni e staremo al Parlamento a discuterne. Non mi paiono due cose in contraddizione. Cioè, cerchiamo di essere chiari. Noi, Emma, io e quelli degli Stati Uniti d'Europa, siamo gli unici che parliamo di Europa. Cioè, mentre tu c'hai Stoltenberg che fa quella dichiarazione di cui mentre Stoltenberg fa quello, il paese discute di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, e attenzione, presidente di turno del G7, non per caso. Che quel giorno, nel momento in cui il mondo rimane col fiato sospeso per queste dichiarazioni del segretario della NATO, la risposta, come sempre molto sprezzante e virulenta, di Lavrov, ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, la Meloni fa uno sketch chiamandolo Tele Meloni. Cioè, sì, poi lo facciamo anche vedere lo sketch tra i Teletubbies e la politica vera. Allora, Bonino ed io, così rispondo a Schianchi, discutiamo su queste tematiche, però siamo gli unici a cercare di parlare a superamento del diritto di veto. Per esempio, diciamolo tutto, la Meloni, il suo partito, ha al primo punto nel programma no al superamento del diritto di veto. Perché? Perché lei difende Orban. Non sono fratelli d'Italia, sono cugini d'Ungheria.
Noi vogliamo superare il diritto Ma di veto secondo della lei, secondo lei c'è la possibilità di una maggioranza tutta di destra tra popolari e un gruppo che si formasse, che fondesse conservatori e identità e cioè, democrazia? Quello che vuole sostanzialmente no, Meloni. Meloni vuole, ha bisogno di noi del centro. E noi gli abbiamo sempre detto, glielo ha detto Emma Bonino, glielo ho detto io, glielo ha detto Emmanuel Macron, più autorevolmente di Emma Bonino e di me, che su questa cosa noi a questa cosa non ci prestiamo. Noi siamo la garanzia, infatti cioè, non vi mi prestate, fa ridere non vi prestate a stare con un gruppo di ultradestra, che sia Identità e Democrazia o che siano i conservatori? Io penso che la maggioranza che si comporrà è una maggioranza che ricalcherà la maggioranza che ha sostenuto Jean-Claude Juncker e la maggioranza che ha sostenuto prima, scusi, dopo Juncker Ursula von der Leyen. Però il punto su cui invece io ho delle diversità rispetto agli altri, non rispetto alla Bonino ma rispetto al PD e a Forza Italia, è che secondo me questa legislatura deve essere costituente. Noi dobbiamo andare verso l'elezione diretta del ma presidente. Lei in una maggioranza con Meloni, qualunque essa sia, ovviamente sarebbe che guarda alla sinistra, ai socialisti europei, però magari con l'appoggio esterno di Meloni, come qualcuno guardi, non già so cominciato cosa a ci starebbe o no? Non so cosa farà la Meloni, perché anche dalle colonne sia di Repubblica che della Stampa io gli avevo dato un consiglio un anno e mezzo fa dicendo sposta al centro il tuo partito. E non l'ha fatto, dai, è abbastanza chiaro. Ripeti la stessa operazione che Gag fece fare a Berlusconi con Kohl e Aznar come padrini, vi ricordate? Me lo ricordo bene. E lei non ci ha ascoltato, quindi lei non so cosa farà sinceramente. Ma lei per invece me, Renzi che farà? Se dovesse entrare Meloni in maggioranza in Europa? Guardi, la vicenda è molto semplice. Secondo me le divisioni saranno. I popolari prenderanno la commissione e io spero che non sia Ursula von der Leyen, poi vediamo. Allora, poi si vede. I socialisti per la prima volta hanno chiesto il consiglio ed è una novità. I socialisti hanno due candidati, premier danese e ex premier portoghese. Sì. Antonio Costa è secondo me il più bravo, ex sindaco di Lisbona ed ex presidente del, scusi, ex primo ministro del Portogallo. Sì. Io penso che lui potrebbe essere un ottimo presidente del Consiglio e a quel punto vedremo che cosa toccherà a Renew Europe. E l'ipotesi Draghi che si dice... Il mio sogno, e arrivo a quello che dice la Schianchi, è Draghi. Se ci fosse un impasse, come l'altra volta c'è stato, ricordiamoci che Ursula non era la Spitzenkandidat. Sì, arrivo lo ricordo dopo, bene. Sì. Se noi andiamo bene, io quella partita me la vorrei giocare alla Commissione o al Consiglio per Mario Draghi. Anche con Meloni, ovviamente, domanda molto precisa e molto diretta. Vuole, anche la mia domanda è, la Meloni potrebbe sostenere Draghi? Io non sono in grado di fare previsioni se la Meloni accetterà o no. Fossi lei, se questa è la domanda, lo farei di corsa. Quindi bene, alla sua domanda la risposta è, se lei fosse Giorgia Meloni, abbraccerebbe Draghi tutta la vita. Cioè, vabbè, se io fossi la Meloni e su quello poteste fare un accordo, intestirei l'operazione Draghi, non la subirei. Non so. Senta, se parliamo del Cremlino, della NATO, del però rischio. Scusi, l'ultima cosa, mi perdoni. Vai. Questo dimostra, lo dico naturalmente, siamo rimasti in tre a interessarsi di sta roba, che la discussione sull'Europa è importante, Greco. Cioè, il fatto che tutti si candidino e nessuno siamo va in quattro, d'Europa. Se anche Piras l'ascolto con attenzione. Anche, scusi, no, Piras l'ho visto. Prego. Oggi. Piras, buongiorno. Buongiorno, buonasera. La vicenda è molto semplice. Se nessuno dei candidati leader, dei leader che si sono candidati, va al Parlamento europeo, noi diamo una dimostrazione pessima. Noi diciamo all'Europa che non ce ne frega niente di lei. Allora, Meloni, Tajani, Schlein e Calenda, che si candidano per non andare, secondo me, lo dico con le parole di Romano Prodi, costituiscono una ferita alla democrazia. E mi scusi, non ci lamentiamo se i cittadini non votano, visto che i politici eletti non ci vanno. E mi scusi, ecco perché Renzi, per me è siccome lei andarci. Si è candidato e ha detto subito, io se mi eleggono vado. Perché si è messo per ultimo? No, se invece non arrivaste al 4 e quindi non riusciste a entrare, che segnale sarebbe per lei? Che conseguenze avrebbe? Ah, niente, cioè, che rimarrei a Roma. Insomma, se lei ci ha messo tutto il suo peso politico e non è arrivata alla soglia di sbarramento, guardi, forse... Io credo che alla soglia di sbarramento ci arriviamo, però mettiamola così, sono più o meno 12 anni che mi sento di dire...
che tutte le volte io non arriverò, l'ultima volta era nel 2022, non arriviamo, nel 2020 c'era non farete fuori Conte, nel 2019 non farete fuori Salvini. Sì. E sono tanti anni in cui tutte le volte, come dire, con grande, fortunatamente non sono scaramantico, mi dite sempre come va, che farai. È un'ipotesi, è una domanda. Non è... La risposta è molto semplice, se non entro al Parlamento europeo rimango al Parlamento italiano. Dopodiché le dico, la domanda non è da fare a me, la domanda è da fare agli altri. Perché gli altri non entrano al Parlamento italiano? Ma non vi sembra una... Non l'ha detto Renzi, l'ha detto Prodi. Almeno, ho capito. Vedrete. Comunque, Calenda ha detto che semmai si tatua se non entra... Calenda, il suo amico Calenda, se lo ricorda, ha detto che si tatua una bandiera dell'Unione Europea. Le stelle della bandiera alle stelle. Beh, anche lei, guardi, Renzi, dovrebbe fare una cosa. Un se non passo, faccio una piccola penitenza. Voglio essere molto chiaro, perché anche oggi Calenda mi ha attaccato di nuovo sulle conferenze, su quelle robe. Io volevo bypassare, però vabbè. No, ma guardi, è molto semplice. Io le conferenze le facevo anche quando Calenda aveva bisogno delle firme, e a quel punto le conferenze non erano un problema per fare l'accordo. E se dovesse entrare al Parlamento europeo, continuerà a farle o lì c'è un problema? Io continuerò a fare tutto quello che è previsto. Ci sono autorevoli primi ministri, Guy Verhofstadt, che fa le conferenze come giusto che sia, ed è membro del Parlamento europeo, come tanti altri. Theresa May è membro del Parlamento inglese. Soltanto in Italia si è fatta una polemica, e non per le conferenze di Mario Monti, che è membro del Parlamento, ma solo per le mie. Detto questo, io, come dire, capisco questo, diciamo, perché alcuni ex premier le conferenze manco gliele chiedono, perché a Conte non gliele chiede nessuno. Ma a chi come a Mario Monti le chiedono, le conferenze vanno bene, Theresa May vanno bene, Guy Verhofstadt vanno bene, quelle che faccio io non magari, vanno bene. No, okay. Ma no, senatore, vabbè, magari anche poi magari anche dove, nei paesi, magari in Arabia Saudita, insomma, l'Arabia Saudita credo che tutti si stiano rendendo conto che sia il vero, io lo dissi 4 anni fa, fui massacrato, adesso l'ha scritto in un libro Federico Rampini, spero che il libro di Federico Rampini abbia un'accoglienza diversa dalle cose che ho detto io, sono esattamente le stesse. L'Arabia Saudita è il cuore della scommessa futura del Medio Oriente. Io non voglio più vedere i bambini di Gaza che muoiono sotto le bombe, o i ragazzi israeliani che vengono violentati a rave da Hamas. Le dice, senza Arabia Saudita non si arriva a una soluzione credibile. No, ha ragione, c'è un problema di diritti umani, come sa, di rispetto ai diritti umani, ma che certo, non è un dettaglio. Guardi, che il problema dei diritti umani, mi scusi Schianchi, c'è in Arabia Saudita, c'è in Cina, c'è in Kazakistan, dove le conferenze le facevano altri ex presidenti del Consiglio, a cominciare da Romano Prodi. Ragazzi, ma perché questa tematica vale per me e non vale per gli altri? Detto questo, finisco il ragionamento. Quelli che mi attaccano, aspetti che qui mi stanno chiamando, eccolo qua. Quelli che mi vedete, quelli che mi attaccano, soltanto quando hanno... come dire, la possibilità di pensano che io, come dire, sia più debole. E quando invece hanno bisogno di me, perché li faccio ministri, perché li faccio parlamentari, perché li faccio correre, perché gli do le firme, ecco, quelli lì mi ricordano molto il Maramaldo, che dà l'impressione di, come dire, farsi valutare per quello che è. Una persona che quando sei potente è in grado di adularti, quando sei meno potente ti attacca. Io sono sempre me stesso, nel bene e nel male, come sapete. Parliamo per un attimo di Cremlino e poi la lascio andare. Qui c'è un rischio di aumento di escalation, dice il Cremlino, se con le armi che a Kiev, le armi della NATO, poi Kiev le dovesse usare contro la Russia. E quindi, insomma, le paure oggi sono molto forti, diciamo la verità. Lei, a un certo punto, qualcuno aveva fatto anche il suo nome per fare il segretario generale della NATO. Ma sa, sono cose che si dicono, se ne dicono tante in questi, diciamo, giorni. Non tirate per la giacchetta Renzi, ecco, diciamo, direbbe giacchetta. Qualcuno. Lei che dice, come si risolve questa diatriba sull'uso delle armi di Kiev? Guardi, non è una tirare per la giacchetta. Io sono stato sondato nel gennaio 2022 da due autorevoli capi di governo per chiedermi se fossi interessato a stare dentro, diciamo, i due nomi che dovevano essere portati alla scelta per il segretario della NATO, e ho detto allora che io
che pure diciamo non brillo per modestia o per umiltà, non mi ritengo adatto a quel lavoro lì. Non è sufficientemente freddo. Chi erano questi due capi di governo che l'hanno sondata? Due paesi del G7. Macron 1. Vabbè, ragazzi, che inizia con la... Uno era Macron, però questo me lo può dire, Macron mi fa sì con la testa. Erano due capi di governo in carica di paesi del G7. E io ho spiegato ad entrambi, con molta tranquillità, e ripeto, diciamo, la Schianchi mi conosce da prima di Greco e di Piras, l'umiltà non è mai stata il mio forte, quindi non sono uno che non è esattamente la sua prima caratteristica. Penso che questa volta possa confermare, no? Che non è la mia prima caratteristica. Io ho detto non è per me. Perché? Perché credo che per fare il segretario della NATO ci vogliano altre caratteristiche. Oggi credo che il candidato numero uno sia Mark Rutte e va benissimo così. Sì. Dopodiché la mia opinione è che Stoltenberg debba capire il senso e la portata delle parole. Allora, noi abbiamo un problema. Noi dobbiamo portare a una soluzione diplomatica la Russia e l'Ucraina, che parta dal presupposto che la Russia ha torto e l'Ucraina ha ragione. E questo dato io lo sto dicendo dal 24 febbraio 2022. Perché alla Repubblica, io dissi il 25 febbraio, accanto all'azione militare, accanto all'invio delle armi, accanto alle sanzioni alla Russia, bisogna mettere in campo un special envoy, un inviato speciale. Vale a dire, dissi allora, o Angela Merkel Tony Blair. Blair che non sarebbe stato male, secondo me, però. Chiusa parentesi. Dopodiché, adesso la questione è molto semplice. Io penso che ci voglia intelligenza politica, e però tutta questa discussione dimostra, non voglio fare campagna elettorale, che servono gli Stati Uniti d'Europa, anche se votate un partito. Aspetti, prima di arrivare agli Stati Uniti d'Europa. No, però no, scusi, levate il mio partito. Servono gli Stati Quindi Uniti Stoltenberg, d'Europa, non ci Stoltenberg non è il massimo della garanzia, secondo lei, in questo momento? Stoltenberg ha finito. Stoltenberg sta per andare a fare il capo, capito. Non è un problema di garanzia. Però posso dire, pare senatore, che sia questione, non mi ricordo quando, va a fare il capo della banca norvegese. Sì. E va benissimo così per lui. Però Stoltenberg dice questo, Macron ha ripetuto più volte, bisogna interrogarsi sull'ipotesi di mandare truppe di terra della NATO. E Macron è un leader politico con lei si sente in sintonia. Ho già detto, Schianchi, che sono in disaccordo. Secondo me bisogna lavorare a una soluzione diversa, sia in Medio Oriente che in Ucraina, che in altre vicende che interessano meno, dal Mar Cinese alla Birmania. Bisogna che le organizzazioni multilaterali lavorino a una pace giusta, che non è semplice, perché ogni giorno che si aspetta parte un fronte nuovo, e su questo naturalmente io ho le mie idee, ma quello che è importante è che ci siano delle personalità degne di questo nome. Per questo dico che chi dice meno Europa non brilla. Ecco, aspetta, sul meno Europa. Senta, io la lascio andare, le chiedo solo una battuta su una polemica che arriva da Firenze. C'è un'assessora che si chiama Monni che l'accusa di sessismo. Dice: ma non è possibile che si parli di politica fallica. Sono d'accordo con lei. Che è successo? Monni ha fatto. Guardi, stiamo parlando di una mia amica, assessora regionale del PD, che ha detto che Italia viva una politica fallica. Sì. Ora, sinceramente, come dire... E lei ha risposto, non conosco politica fallica di cui lei si occupa. Però lei ha risposto... Una donna non è esattamente elegante, magari l'è uscita male. Schianchi, non l'ho detta io, l'ha detta lei. No, la sua risposta nell'intervista è... La mia risposta è stata non so cosa sia la politica fallica di cui si occupa l'assessore Monni. E guardi, detto che coglie il leggero doppio senso sgradevole. Scusi Schianchi, lei viene da me e mi parla di politica fallica. Io le dico non so cosa sia, lei mi dice che sono un sessista. Ma lei non ha detto non so cosa sia. Se lei avesse detto non so cosa sia, lei ha detto non so cosa sia politica fallica di cui lei si occupa. Guardi Schianchi, anche su questo lei mi conosce. Io accetto tutte le polemiche politiche, tutto quello che si vuole. Se uno va su questo argomento e dice a me che sono un sessista, che faccio allusione, io vado in tribunale immediatamente, cosa che ho già fatto con due persone che lo hanno detto. Perché a me possono dirmi tutto. Io sono il padre di una 18enne che non accetta che su questo tema, e lei lo sa, anche come lo sanno gli altri, io tutto accetto tranne che questo. Quindi nel momento in cui mi si dice... Magari che l'è uscita male, che involontariamente, guardi, no? Guardi, io sono arrivato in ritardo... Magari...
Io sono arrivato in ritardo perché ero al telefono con Monia. Esattamente per dirle questo. Dopodiché, io non ho parlato di politica fallica, io non ho fatto allusioni e credo che il PD fiorentino sia un po' nervoso per altre questioni. Siccome però si sta parlando di tutti amici, per di più in un giorno particolare per la comunità politica fiorentina, per un motivo nostro, che non mi va di nemmeno di citare, io dico, guardi, va tutto bene, potete accusarmi di tutto, tranne che di questo. Per cui, se qualcuno fa delle battute su questo, finisce in tribunale, non è il primo, e di risarcimenti danni me li sono sempre messi in tasca. Le dirò, in questo caso, i risarcimenti danni su questa vicenda finiscono alle associazioni che lavorano contro la violenza sulle donne. Perché a me possono dirmi tutto, e lei lo sa, ma su una roba del genere non si possono permettere nemmeno di fare mezza allusione. Allora, devo dire che mi pare che le persone che dovevano come dire, recepire il messaggio, mi pare che l'abbiano recepito. Dopodiché, se qualcuno fa dichiarazioni sbagliate... La consigliera si è ritenuta... offesa. No, adesso che le ha telefonato, ha capito... adesso che ha telefonato, poi ho detto, guarda Monia, e bisogna vada a rispondere a Metropolis, perché c'è Leo Greco, ma andava in messaggio. No, non voglio che si chiarisca questa cosa per colpa nostra. Va bene, ma grazie. Ma non è che si chiarisca, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ragazzi. Ho capito bene. Qui il problema della città di Firenze è che il PD doveva fare le primarie e non le ha fatte. E non l'ha fatta. Perché diceva che vincono. Vinciamo. Doveva mettere i soldi dello stadio, come gli abbiamo chiesto noi, sulle case popolari, e li ha messi sullo stadio. Renzi, chi vince a Firenze? Oggi rischia il PD di perdere il comune di Firenze e si arrabbiano con me. Vedi? Oh, ragazzi, va bene, grazie a Renzi. No, volevo... chi vince? Lei, tanto lei al ballottaggio... lei al ballottaggio dovrà scegliere con chi stare, a meno che non ci va. Io spero che al ballottaggio ci va... Siccome sono tanto potere fallico, la nostra candidata è una donna, un'avvocatessa, che è straordinariamente anche forte e capace... Anche la candidata del PD è una donna, se per quello... Ci andate voi e il PD? Sì. O noi e il PD, o noi e la destra, o la destra e il PD. Così. È un X2. Siamo tutti contenti. Vabbè, è la tripla. Posso dire vabbè. Una cosa? Vai, la tripla. Posso dire una cosa? Sì. Se vince l'aspetto ideologico, va sinistra contro destra. Se vince l'aspetto di merito, va sicuramente Stefania Saccardi. Nell'uno e nell'altro caso, però, io scelgo Firenze. Questo è il punto fondamentale. Va bene, dai, ho capito. Mi permetto di dire... che come dire, sarei anche candidato alle elezioni europee, non ne abbiamo parlato, però... Ma no, come? Speriamo... No, la mia fondamentale candidatura, schianchi. Ma chi ci voleva fare il programma? Lo sappiamo, lei è no, per questo. Vede, però io vi voglio bene lo stesso, l'importante è un suggerimento per gli acquisti, dopo aver fatto la campagna elettorale, mai rispondere alla Schianchi, perché ti fa intervista a Trabocchetto e ti frega. No, quella sì che mi è uscita male, quella con la Schianchi. Ma sì, è un pezzo di pane la Schianchi. Ormai è... Ora un pezzo di pane, non esageriamo. È comunque caduta in prescrizione, direi. Renzi, il vice disastro a Franceschini è prescritto. Aspetta, una battuta veloce. Il governo Meloni è in carica da 582 giorni. Quanti giorni mancano allo Stai Serena Giorgia? Così ci iniziamo a organizzarci. Piras, questo lo chiede al mago Selma. Però fosse per me andrebbe a casa domattina. Ma guardi, io sono anche uno di quelli che meno di altri ha lottato, diciamo, ha detto il governo fascista. Io ho sempre detto un governo di incapaci. Questi non sono fascisti, sono incapaci. Oh, ma Lollobrigida ha detto che per fare la pace bisogna organizzare le cene. Io parlo dell'esercito europeo. Sì, bisogna bere molto vino. Sì, 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 l'ho sentito. Dai, vabbè, finiamo così. Dai. Grazie, finiamola su Lollobrigida allora. È il nuovo Toninelli. No, se torniamo su Lollobrigida non lo siamo più. Grazie mille, grazie. Grazie Renzi. A Matteo Renzi, candidato alle europee, eccetera.